Mamma mia, quanto brucia! Al netto di quanto brucia, è una cosa assolutamente favolosa. Protagonista di questa ricetta è il finocchietto selvatico. Allora, vi dico un po' come nasce questa ricetta. Ieri sera, ma veramente questa non l'ho mai provata, quindi la facciamo insieme, ma sono sicuro che è buona. Intanto questi qui li mi sta a lessare, acqua che bolle e le vado a lessare per 5 minuti. E poi nel frattempo vi racconto. Ieri sera stavo leggendo un libro bellissimo sulla cucina pugliese, non fatto solamente di ricette, è un libro che racconta la storia, parte dal Gargano, comincia a vedere tutta la zona. A un certo punto c'era questa pasta col finocchietto che mi ha veramente incuriosito, perché era di una semplicità estrema, è originaria del Gargano come ricetta, e io ho detto no, devo assolutamente farla. È una ricetta, è praticamente un aglio e olio col finocchietto, ma deve essere fantastica, e quindi oggi la faccio e la facciamo insieme, veramente la facciamo insieme, è la prima volta che la faccio. Allora, intanto è un aglio e olio, quindi mettiamo anche abbondante olio in una padella, accendiamo, non c'ho bisogno che la temperatura sia al massimo di questo olio, perché magari se si accende sarebbe anche una cosa bella, eh? E vado ad affettare dell'aglio e del peperoncino e vado a mettere nell'olio peperoncino, allora io qui faccio scaldare bene l'olio. Quando comincio a vedere che intorno all'aglio e al peperoncino si formano tutte quelle piccole bollicine, vado a spengere il fuoco, perché ora voglio che estragga tutto il sapore senza minimamente andare a bruciare. Già sta succedendo, guardate. Spengo il fuoco e ora lascio insaporire bene. Un paio di minuti e tolgo il finocchietto selvatico. Tolgo il finocchietto e lo metto subito nell'acqua gelida, così si raffredda e sarà più facile manovrare. Nell'acqua dove c'è stato il finocchietto metto il sale e metto la pasta. Ho scelto degli spaghetti, eh. Accendo nuovamente il fuoco dove c'è l'aglio e il peperoncino, asciugo il finocchietto e lo trito. E come ho fatto prima, spengo il fuoco, tanto l'olio è ben caldo e tirerà fuori tutti i sapori. A questo punto aspetto solamente che gli spaghetti siano pronti. Una cosa importante, allora, se fate questa cosa che sto facendo io, ovvero scolate in anticipo la pasta e la saltate, allora va bene così, perché mettete il sale attraverso l'acqua, altrimenti aggiungete un po' di sale nell'olio. Forse il discorso l'ho fatto arzigogolato? Forse sì, era per dire, se fate quello che faccio io, uguale identico, non c'è bisogno di aggiungere sale, altrimenti aggiungete del sale all'olio. Ora faccio terminare la cottura così direttamente in padella. Quanto tempo ci vorrà? 2 minuti, quando vedete che l'acqua si è completamente assorbita, viene fuori quella sorta di cremetta, siamo a posto. E ora si assaggia. Assaggio, eh. Mamma mia, quanto brucia! Chissà perché ho le lacrime agli occhi. Ah, al netto di quanto brucia,
è una cosa assolutamente favolosa. Lo sapete che assaggiandola è come se il cervello ha ricordato qualche cosa di quando ero piccolino. E sono sicuro, ma ora lo chiederò alla mia mamma, sono sicuro che questa pasta qui, la mia mamma la faceva dicendo che questa era una pasta che piaceva tantissimo alla mia nonna Divina. Divina era il suo nome. Io sono convinto che sia così. Ma guardate, veramente sto ricordando una cosa e forse saranno passati 50 anni. Incredibile davvero. Questa pasta è favolosa, vi dico. Provate, è buonissima, non c'è bisogno di aggiungere niente, formaggio, niente, così è favolosa. Mamma mia, però mi sono ostinato. Ma davvero, eh? Alla prossima.